Ciao a tutti ragazzi, io sono l'interista rosanero. Questa sera si è disputata Parma-Inter. Una sola parola: finalmente, finalmente, finalmente si vince nel 2019. Finalmente la prima vittoria in campionato di questo 2019. Finalmente il primo gol in campionato in questo 2019, e lo firma il Toro, lo fa Lautaro Martinez. Una partita che è stata di un'angoscia allucinante. Il primo tempo eravamo molto molto frenati, si vedeva dalla paura di sbagliare ancora, cioè si vedeva che stavolta non era svogliatezza, era paura. Paura di sbagliare, paura di quello che poteva succedere in caso sbagli un pallone, prendi gol. Era paura, quella che provavano i nostri giocatori era paura. Nel secondo tempo sono andati lì e hanno cominciato a giocare. Una volta che l'Inter ha cominciato a giocare, ha giocato solo l'Inter. Abbiamo avuto possesso palla, più tiri in porta, più calci d'angolo. Ha fatto di tutto l'Inter per vincere e alla fine ha vinto anche meritatamente. Ce la siamo sudata questa partita, perché il pallone non entrava, le occasioni diciamo che ne sprecavamo, e soprattutto sprecavamo gli ultimi 20 metri, non riuscivamo a finalizzare come si deve. Il nostro capitano ancora non si riesce a sbloccare, le occasioni le ha avute, però poi la mette dentro Lautaro. Lautaro che in queste partite ha sbagliato gol facili, oggi ha fatto un gol dove è stato l'insieme della squadra. È stata bellissima l'azione, hanno partecipato con il taglio Nainggolan, Perisic che gli ha dato il pallone. Lui che cosa fa? Prende palla, va in diagonale dentro l'aria, si tiene dietro l'uomo, tira e la mette dentro. Grandissimo Lautaro. Questo è l'Inter che voglio vedere, concentrata verso l'obiettivo. Tutti che corrono, tutti che ci credono, tutti che ci provano. Dopo l'1-0 c'è stata un'altra clamorosa occasione per Vesino, ma Vesino purtroppo ha i piedi quadrati come in FIFA 98, quando ancora i giocatori erano a forma di cubo, con i piedi quadrati dalla davanti se l'è fatta prendere sulla linea. Poi c'è stato il palo di Brozovic, niente, poi un paio di volte ce la siamo vista con gli scatti in velocità di Gervinho, ma questo è stato un Inter che ha fatto di tutto per vincere e ci portiamo a casa 3 punti meritati e sudati, 3 punti per passare una domenica tranquilla, perché male che vada teniamo il Milan a 4 punti se il Milan dovesse vincere. Spero che la partita di oggi segni un nuovo inizio e la fine di questo periodo nero. Ragazzi, fortunatamente su Parma-Inter oggi non c'è altro da dire. Oggi tanti complimenti a tutti, a Perisic che ha giocato bene, Nainggolan è stato sufficiente, ci ha provato, ha messo del suo, è stato D'Ambrosio che il gol l'aveva fatto, poi è stato annullato perché l'arbitro dice che prima l'ha toccato con la spalla, quindi verso il braccio e poi di testa. Per me è stata una carambola, quindi per me non andava annullato quel gol. Magari voi potete pensare che sono di parte, ma secondo me non andava annullato. Icardi ci prova, solo che per ora non gliene va bene una sotto porta, non gliene va bene una. Strepitoso al solito Handanovic quando c'è bisogno di lui. Cedric, Suarez ha fatto pochi minuti, non si può commentare. Quello che si può commentare, perché ha fatto pochi minuti, ma a momenti ci faceva rischiare con una lunga punizione facendo un fallo stupido, il pallone ce l'ha Brozovic e quel cretino di Gagliardini che cosa fa? Fa fallo, perché lui le uniche cose che sa fare è intervenire facendo falli e regala un fallo al Parma, quindi proprio l'unica nota stonata è stato Gagliardini, fortunatamente entrato troppo tardi per fare danni. Quindi su Parma-Inter stavolta veramente non ho altro da dire. Parma 0, Inter 1. Portiamo a casa 3 punti e aspettiamo la prossima partita, che sarà l'Europa League, quindi ci andiamo belli carichi di entusiasmo, ci voleva. Quindi ragazzi, non ho altro da dirvi. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, ditemi cosa ne pensate voi su questa partita, condividete il video, iscrivetevi al canale dell'interista rosanero. Noi ci vediamo al prossimo post partita, dopo la partita di Europa League. Mi raccomando, nel bene e nel male, sempre forza Inter!